Io interpreterò Tiziano Ferro, per me sarà un onore. Io sono Luca Gabbiano, per chi non mi conoscesse, sono un cantautore e lavoro anche in teatro, nei musical, e per me è davvero un onore essere qui. Non avrei mai pensato di poter fare una cosa così bella nella mia vita e mi sento davvero molto fortunato e ce la metterò tutta. Cirilli e Paolo Antoni, ancora non sapete chi dovrete fare, perché ve lo dirò fra un po', perché così vi metterete alla ricerca del perfetto teatro. Però volevo ringraziare la Rai, perché almeno per altri 3 anni lavorerete. A me l'hanno fatto il contratto, a me non voi. Ah no, no, non è che... No, a voi. Vabbè. Vabbè. Buonasera a tutti. Io interpreterò la fantastica Annalisa e voglio ringraziare tutti quanti perché per me essere qui, oltre che essere super emozionante e un onore, sarà davvero una grande scuola e quindi ho tanto da imparare. Non vedo l'ora. Io interpreterò Gloria Gaynor, I Will Survive, e ci provo con tutte le mie forze. Ho una mia coach da Davoi che mi sta veramente addestrando, ammaestrando in tutto e per tutto. Spero di farcela, sono super emozionata. Abbiamo tanti provini nel cassetto, chissà se un giorno vedrò il futuro, potrò aprire il cassetto e boom. Vediamo, va bene. Andare in classifica, ciao. Ben arrivato. Ciao a tutti, grazie. Io sono felicissima di questa opportunità che mi è stata data e sono molto emozionata perché per me Loretta è veramente un mito. Cristiano, Panariello, tu Carlo e tutti i componenti di questo programma. Io farò Claudia Amori. Non succederà più. Buongiorno. Pensate che lei ha detto la Clerici, mi ha raccontato, ti lascio una canzone. Sì, 15 anni fa. Capito, sembra ieri. Piccola, piccola, piccola. Ciao a tutti, io sono Ilaria e sono molto emozionata e contenta di essere qui e di iniziare questo nuovo viaggio. E io sono Giorgia, quindi aiuto. Cosetta, così. Gio? Gio, sì, sono molto felice e spero di portare in questo meraviglioso show quella felicità che manca in questo momento, al di là delle ansie e di competizioni, al di là delle logiche discografiche. Sono onorata di far parte di questo cast e farò Madonna con Into the Groove. Visto, voleva fare Like a Virgin, però poi ci ha ripensato. Bene. Vestita da suola, però. Alex. Io sono emozionato, mi aggancio alle parole che ha detto la Goggi prima, nel senso che vabbè, io nasco veramente come musicista, poi ho fatto tante altre cose nella mia vita, l'attore, però sono contento di essere qua perché finalmente posso mettere in campo l'arte per il quale io ho studiato, perciò insomma le metto a disposizione di questa trasmissione di divertimento, di intrattenimento. Io sono un intrattenitore, perciò voglio mettere il tutto per tutto in questi venerdì sera scoppiettanti e interpreterò Tom Jones trasfigurandomi completamente. Tom Jones, beh. Maria Teresa Ruta. Io sono Maria Teresa Ruta, lo dico soprattutto per i giovanissimi, potete chiedere alle vostre mamme e alle vostre nonne chi sono. E per me è un ritorno straordinario su Rai 1. Ad un certo punto, dopo 4500 ore tra 1 mattina, Giochi senza frontiere, Lo zecchino d'oro, sempre in diretta, uno per tutti 30 anni fa, ritorno qui e per me è un ritorno emozionantissimo, scusate veramente. Mi hanno preso solo per sfinimento perché continuavo a mandare provini. E il primo l'ho fatto 11 anni fa, ma mi ero resa conto che non andavo bene. Volevo diventare brava come Monica Vitti nella recitazione o bravissima come Mina nel cantare. Mi hanno fatto fare la giornalista conduttrice, quindi potete capire perché. E mi metto in gioco totalmente, c'è una squadra fortissima, io farò il mio massimo, ma so già che non so chi se farai, lo farà. Chi farai? E farò Silvio Vartan. E per finire, Mitico Scialpi? Io vengo per ultimo, cosa posso dire io? Posso fare da una lacrima sul viso. Anticipi proprio. Anticipi proprio. Ho bisogno. E grazie di aver accettato il nostro.